Traffico d'organi e turismo dei trapianti. La conferenza internazionale organizzata in Vaticano dalla Pontificia Accademia delle Scienze è cominciata all'insegna delle polemiche per la presenza tra i partecipanti della Cina, paese nel quale l'espianto d'organi a detenuti e condannati a morte senza consenso preventivo era pratica comune fino a meno di 2 anni fa. L'effetto positivo è fortificare la posizione del governo attuale della Cina, del Presidente e dei ministri, e di quelli che sono venuti, che vogliono veramente cambiare e vogliono seguire la dignità umana in questo campo, e cioè la non vendita e non prendere gli organi dei prigionieri come è stato fatto, eccetera. Il dottor Wang Yefu, ex viceministro della salute cinese e ora presidente della commissione trapianti di Pechino, ha spiegato l'attuale posizione del governo pur ammettendone i limiti. Applichiamo la tolleranza zero, tuttavia la Cina è un paese enorme, con 1.300.000.000 di persone, dunque sono assolutamente sicuro che sussistono alcune violazioni della legge, ha detto. Da gennaio 2015 Pechino ha vietato il prelievo d'organi dei prigionieri, ma ancora l'anno scorso un rapporto internazionale denunciava il perdurare della pratica. Il traffico non è un problema solo cinese, i migranti africani ed asiatici sono spesso costretti a pagare il proprio viaggio clandestino verso l'Europa con la vendita di un organo.